Ci troviamo, come vedete dalle immagini, al tempio crematorio, al vecchio forno crematorio del cimitero dei Rotoli, che da quasi 2 anni, l'ultima volta a marzo 2020, ha smesso di funzionare. Il forno crematorio che è chiuso in attesa di un progetto per il suo revamping, per la sua restaurazione, e che sta ovviamente causando dei rallentamenti nel processo di cremazione. A luglio 2021 abbiamo avuto in audizione il RUP, il quale aveva fatto un cronoprogramma che in circa 180-200 giorni doveva vedere il forno finalmente ripristinato. Purtroppo dopo ormai quasi 180 giorni ancora nessun lavoro è partito. Oggi abbiamo avuto nuovamente in commissione il RUP e la nuova data, la nuova indicazione è per luglio del 2022, quindi ulteriori 6 mesi. Ha aggiunto un altro elemento di novità, che è quello che stanno provando per il momento a fare una convenzione, un accordo per riparare alla meno peggio il forno, per farlo funzionare in attesa del revamping. Ecco, io comprendo le difficoltà operative, comprendo le difficoltà di personale, però per me tutto questo, per noi tutto questo è inaccettabile, perché 2 anni sono tantissimi. E invece sul progetto del nuovo forno crematorio, novità, era stato inserito nel piano aziendale. Il nuovo forno è finanziato da dicembre del 2015. A volte i cittadini mi chiedono: finanziato un nuovo forno? Bene, i soldi ci sono da dicembre 2015. Ad oggi, tra varie difficoltà amministrative, soprattutto dopo che per anni non se ne è occupato nessuno, adesso nel 2020 c'è finalmente un RUP che ha parecchie difficoltà. Per la questione che riguarda i costoni, rete, che è stato uno degli elementi, è uno degli elementi di difficoltà anche per la realizzazione del nuovo forno, perché si resta ancora in attesa di acquisire il parere definitivo, così come la questione che riguarda il sistema fognario, che non c'è, tutta una serie di criticità, una serie di pareri, esatto, anche quello dell'altro, che rendono difficile anche la realizzazione del nuovo forno. Ma quello che è mancato è l'applicazione e seguire tutti questi processi in questi anni, ed è una responsabilità che io do alla politica e di chi ha amministrato questa città.